Ha detto due cose importanti, bisogna coniugare il risultato sportivo con il risultato economico. A questo punto la Champions è una tappa obbligatoria. Eh beh sì, perché soltanto la Champions consente a un club come il Milan di raggiungere quei risultati economici che consentono poi i risultati sportivi. Questo non vuol mica dire che ci poniamo degli obiettivi domani, però a medio termine sicuramente il Milan deve stare in Champions. Campagna di rafforzamento di gennaio, il presidente Gagliani l'ha definita la migliore in assoluto. Beh, se la definisce lui la migliore non posso che essere d'accordo. Senta, l'obiettivo Champions, qualora, visto che tanta la concorrenza, dovesse essere mancato, rappresenterebbe uno spartiacque, visto che lei ha ricordato che si può andare avanti a comprare calciatori solo facendo fatturato? Ma no, non ne farei un dramma, ma certamente sarebbe un obiettivo molto bello da raggiungere, se non sarà per l'anno prossimo, i nostri sono sempre dei programmi a medio termine. Senta, ha parlato di stadio, qua a Roma hanno il loro bel da fare, sono avanti, a che punto è la situazione del Milan e se vi state rivolgendo allo stesso interlocutore? Avevamo letto in passato di un interessamento dello stesso proponente dello stadio della Roma. No, veramente no, no, il nostro è un progetto che segue un percorso tutto diverso, noi vogliamo fare uno stadio insieme all'Inter per cominciare, quindi continuare questa connubio che ormai abbiamo da 70 anni sul Meazza, stiamo cercando di trovare tutte le soluzioni per realizzare il progetto nell'area di San Siro, abbiamo varie alternative, ma io direi che sono ottimista perché l'amministrazione comunale di Milano è totalmente a favore di dotare la città di uno stadio moderno come sono ormai gli stadi in Inghilterra, in Spagna, in Francia, in Germania. Da questo punto di vista abbiamo un po' perso il terreno noi italiani sul terreno degli stadi.